Ecco Matteo Salvini. Grazie Matteo, ha promesso che sarebbe ritornato a Voghera nel caso che arrivassimo al ballottaggio, e è un uomo di parola, la sua parola l'ha mantenuta. Abbiamo sentito qual è il sostegno all'azione politica che viene svolta qua a Voghera. Adesso so che siete venuti qui per sentire Matteo Salvini, io lo ringrazio e gli passo subito la parola. Grazie. Grazie, me lo suggerivano, visto che porta buono, mi impegno a tornare a Voghera per festeggiare l'elezione del sindaco. Non so se c'è una fontana, allora andiamo in fontana. Io vi posso dire che la Lega ha una garanzia in più a livello politico, mi sembra che ci siano due persone da scegliere, due squadre da scegliere, io non mi permetto di giudicare i giocatori dell'altra squadra, so che però chi vota di là sceglie peraltro anche il signor Alfano. E quindi, con tutto il rispetto per tutti e con tutti i limiti e i difetti che abbiamo noi della Lega, io sono sicuro che se il sindaco sarà questo signore e il prefetto chiamerà a Ferragosto, a Voghera, dicendo va che devi trovarmi casa, 50 immigrati, questo signore dice no, non ci penso neanche. Mentre sappiamo che dove c'è Alfano c'è un bel business per gli immigrati, e lo stiamo vedendo nelle ultime ore, negli ultimi giorni, hanno indagato proprio oggi l'uomo di Alfano in Sicilia, perché guarda caso il più grande centro immigrati d'Europa, che io ho visitato non una ma tre volte a Mineo in provincia di Catania, noi dall'anno scorso abbiamo fatto come Lega un'interrogazione parlamentare a Renzi e ad Alfano dicendo spiegateci come state spendendo quei 98 milioni di euro. Questi non ci hanno detto nulla dall'anno scorso e adesso qualcuno l'ha portato in galera, quindi Catania è lontana. Però se tanto mi dà tanto, se c'è un certo andazzo a Catania, non mi piacerebbe averlo anche a Voghera. Quindi domenica occhio a chi si sceglie, eh? Occhio. E poi in bocca al lupo, rispetto a quando sono venuto qua l'altra volta, qualche settimana fa, sono cambiate tante cose, eh? Perché è vero che l'aria per la Lega era buona, però chi avrebbe pensato che domenica scorsa in Veneto la Lega e Zaia superassero il 50% dei voti? E in Veneto di Moretti si ricordano solo la birra, perché non si ricordano altro. Chi avrebbe pensato? Io stamattina ero al convegno dei giovani di Confindustria a Santa Margherita Ligure. Chi avrebbe pensato che la Lega avrebbe vinto la regione Liguria, avrebbe liberato Genova, avrebbe ripulito una terra stupenda, e adesso ci siamo già rimboccati le maniche e cominciamo a lavorare con la Lega che in alcuni comuni della provincia di Savona ha superato il 50% dei voti. E prima di venire qua ero a Viareggio, e chi avrebbe mai detto che la Lega avrebbe raggiunto il 20% dei voti diventando il secondo partito in Toscana? Ragazzi, state facendo una rivoluzione, stiamo facendo una rivoluzione di normalità. Io penso che la gente stia scegliendo la Lega. Questo qua è un giornalista che mi chiama da mezz'ora perché mi chiede un commento sul fatto che i thailandesi hanno comprato il 47% del Milan. E io non gli rispondo perché non so che cosa dirgli, non so se sono contento o no, e quindi faccio finta. Avrei preferito un azionista vogherese, però piuttosto che fare schifo come quest'anno va bene anche l'azionista thailandese, chi se ne frega. Chi è che ha detto Forza Juve?
Che squadra tiene il sindaco? Juventino, va bene. Allora, se il sindaco è juventino, dico l'unica bugia di questa campagna elettorale: domani sera tifo Juve. L'unica bugia che mi sono... I voti di domenica scorsa non sono solo una soddisfazione personale di squadra sicuramente, però io vi ringrazio perché anche votando Lega a Voghera ci date più forza per andare a Roma e vincere quelle tre o quattro battaglie che per me sono la vita o la morte. Uno, cancellare quella legge infame che si chiama legge Fornero, che ha rubato anni di vita, di lavoro e di pensioni a milioni di italiani. Via! Per la legge Fornero e per la sua inventrice Ruspa, punto a capo. Due, ne parlavo oggi con i giovani di Confindustria, avere più forza per andare a Roma e cancellare un altro strumento di tortura fiscale come gli studi di settore, che non hanno più senso di esistere in un momento come questo. E poi tante piccole battaglie che ci hanno comportato l'accusa di essere populisti, di parlare semplice. Io però preferisco farmi capire quando parlo rispetto a quei professori che ci mettono tre quarti d'ora a dire una cosa per cui bastano 15 secondi. E quindi l'IMU sui terreni agricoli è un furto, è una rapina che va cancellata subito perché sta massacrando un intero settore produttivo. E poi io stamattina ho anche tirato le orecchie ai ragazzi di Confindustria perché ho detto: ma scusate, c'è una delle più grandi idiozie per cui stiamo perdendo 4 miliardi di euro di mancate esportazioni, che sono le sanzioni economiche contro la Russia, che sono una roba da idioti, che sarebbero da togliere domani mattina, perché quante imprese stanno ammazzando? Sono cose semplici, così come sulla sicurezza, ecco, su questo mezza parola la spendo, su Voghera vedevo, perché va bene essere buoni, però come diceva mio nonno, un cum leves bum e un cum leves cuium. E quindi noi aiutiamo tutti, però pretendendo parità di diritti e di doveri. Non è normale che uno dei ragazzi che erano a bordo della macchina che ha ucciso la donna e ferito altre 8 persone a Roma si sia fatto 2 giorni di galera e poi sia già fuori di galera. Questa è una concezione di civiltà che va al di là dei candidati sindaci di Voghera. Per quanto mi riguarda, il voto di domenica scorsa dà forza alla Lega, perché noi andremo a Roma anche forte dei voti presi in Veneto, in Liguria, in Toscana, nelle Marche, in Umbria, abbiamo preso perfino 40.000 voti in Puglia, e noi andiamo là a dire: se tu ammazzi una persona stai in galera per 20 anni e butto via la chiave, tu prima di 20 anni non metti piede fuori da quella galera. Non è possibile. E quindi il mio è un grazie per la fiducia che ci avete dato. È una responsabilità, perché fino a 15 giorni fa parlavamo della Lega al 5-6%, adesso abbiamo sulle spalle, chiunque su questo palco, anche giù da questo palco, ha sulle spalle la responsabilità dell'unica alternativa politica a Renzi, alla sinistra. Quindi io ci metto del mio, se voi ci mettete del vostro, vedremo di meritarci i voti da domani in avanti, perché io scommetto che voi in campagna elettorale avete incontrato un sacco di gente che prometteva tutto al mercato, nella casella della posta. Noi non cambiamo indirizzo, non cambiamo la mail. Le vittorie della Lega si costruiscono il giorno dopo le elezioni, non il giorno prima delle elezioni. Quindi il mio impegno è che, a prescindere da chi sarà sindaco di Voghera, anche se il sindaco di Voghera è qua con noi questa sera, la Lega ci sarà per tutti e 5 gli anni, perché la serietà la si dimostra dopo il voto, non prima del voto. Quindi io vi ringrazio, vi saluto, devo cambiare maglietta, un'altra me l'ho messa. No, non mi tolgo la maglietta perché non è un bello spettacolo. Non si fanno le foto ai seggi? Perché a Voghera fate le foto? Vabbè ragazzi, ma dai, un selfie, non si nega nessuno. Un bel selfie con la scheda elettorale, sai che figata.